Abbiamo voluto questo incontro con la cittadinanza perché siamo prossimi a partire con i lavori per la messa in sicurezza dei muri d'argine che dovrebbe raccogliere le acque dello scolmatore di Pontetti, che molti problemi ha creato in passato e che i cittadini aspettano da tempo. Quindi noi vogliamo veramente che la gente possa essere più sicura e vivere in questa bellissima città, che purtroppo è un pochino fragile da questo punto di vista, e allora vogliamo che tutti capiscano che vivere qui vuol dire vivere bene. Quindi non si può, quando piove, cominciare ad avere paura o avere preoccupazioni. No, questo non è accettabile. Noi dobbiamo risolvere. Quali sono, Assessore, i tempi per la realizzazione dell'intervento? Ad oggi stimiamo il tempo in 4 anni. È un tempo lungo, me ne rendo conto, ma questa è una lavorazione complessa rispetto alla quale dobbiamo limitare il più possibile le interferenze per assicurare alle persone, durante lo svolgimento dei lavori, la fruizione degli spazi. Dopodiché in sede di gara chiederemo comunque alle imprese di fare delle proposte migliorative nell'ottica di comprimere i tempi, ma sempre con un'attenzione a questo aspetto poi di vivibilità dell'area da parte dei residenti e da parte delle persone che ci lavorano. Questa è un'opera finanziata con i soldi del patto della città, sono per un totale di 16 milioni di euro che dovrebbero mettere, diciamo, dare la sicurezza e togliere e escludere quelle aree delle zone rosse insondabili che creano problemi tutte le volte che piove e che ci sono delle alluvioni. Periodicamente ci incontreremo con la popolazione per verificare lo stato dell'arte e quindi anche per accogliere i contributi che le persone ci vorranno fornire. Ogni suggerimento verrà ascoltato. Io non vi prometto che ogni suggerimento verrà eseguito, ma vi prometto che sarà ascoltato. E poi ovviamente noi prenderemo le decisioni che riteniamo più opportune. Però è giusto che ogni cittadino abbia il diritto di esprimere la sua opinione e di essere ascoltato. Io vi dico solo la mia esperienza degli ultimi 12 mesi con la storia del Ponte Morandi. Ecco, sapete quanti comitati di cittadini abbiamo ascoltato e ci hanno dato idee su come eventualmente proteggere la città quando abbiamo fatto l'esplosione e così via? Ecco, tantissimi. Abbiamo avuto tantissimi suggerimenti, di questi diciamo una decina sono stati ascoltati e messi in pratica, per cose che noi non avevamo visto e che invece i cittadini avevano visto. Bene, allora se questo suggerimento è intelligente, ben venga, e noi ne abbiamo bisogno. Quindi siete invitati a suggerire quello che preferite, quello che volete, e se il suggerimento ne vale la pena, vi assicuro che ve lo metteremo in pratica.